Allora, riprendiamo un po' il discorso, a lei avvocato, quello che stanno dicendo un po' fuori onda, tra l'altro è anche interessante, l'Iran è stato favorito in questa situazione internazionale dall'Oman, cosa sì. Di non poco conto a questo punto, perché forse l'Oman ha guardato oltre, ha detto se agevolo loro mi apro delle opportunità e non precipito nel baratro, visto che adesso il petrolio insomma, non è che navighi in buone acque. Come si presenta l'Iran? Beh, l'Iran si presenta abbastanza bene, ricordiamo che ci sono ancora in essere le sanzioni perché non sono state eliminate, ma sono state solo sospese, quindi ci sono ancora delle problematiche e l'iter, se continuerà così, adesso vedremo con Trump, ma molto probabilmente sarà accelerato questo discorso. Trump è favorevole all'Iran. Sì, dovrebbe essere favorevole, dovrebbero diventare non più definitive entro il 2025, quindi è un percorso abbastanza lungo e questo crea incertezza appunto nell'investitore del paese, tanto è vero che dall'ottavo posto è passato al settimo posto in termini di graduazione del rischio paese, quindi non è che è passato alle prime posizioni e l'Iran, malgrado appunto ci sono state questa sospensione. Secondo me ormai di queste classifiche, sì. Sinceramente, le persone dovrebbero anche imparare un po' a prendere le distanze, perché vedo che ci sono tante previsioni, tante classifiche di tutto, anche di sicurezza, le banche stesse, poi vedi che improvvisamente ci sono dei crolli imprevisti, imprevedibili, dovuti a fattore umano, senza dubbio il fattore umano gioca una sua componente. Mettiamoci dentro che in ogni realtà c'è il fattore corruzione, che quindi è quella l'imponderabile che bisognerebbe prendere in considerazione, per cui al di là delle previsioni, nel sentire, nel suo percepire, lo chiedo anche a lei perché ha avuto a che fare per tanti anni con questa realtà, ha lavorato con questo paese anni addietro, però sa bene come sono le dinamiche. È credibile o no? Perché il nostro imprenditore, al di là delle previsioni che spaventano, perché mettere al settimo posto, ottavo posto, dice vabbè ci sto lontano, ha bisogno di nuovi sbocchi, ha bisogno di internazionalizzare, per cui vorrebbe capire da chi magari ha un po' più il polso della situazione se potrebbe essere affidabile oppure no, perché allora fai bingo prima di altri che si buttino su questi orizzonti, magari grandi colossi contro i quali non puoi competere, poi quando arrivano loro ad esempio, è già troppo tardi. La notizia di due giorni fa, la TOT, ha investito, ecco, quando arriva la Total, esatto, ha investito 2,5 miliardi appunto nell'ambito delle energie e quindi molto probabilmente anche per questo discorso del trasporto del gas. Allora, sicuramente le basi perché sia un paese molto interessante ci sono, perché ricordiamo che l'anno scorso ci sono state appunto esportazioni dall'Italia per circa 2,1 miliardi di euro e quindi sono numeri abbastanza importanti, qualche anno fa eravamo a circa 7 miliardi, quindi il terreno per recuperare c'è sicuramente. E l'Iran rispetto ad altri paesi sta cercando di agevolare gli investitori esteri che investono non solo su prodotti petroliferi e quindi su strutture estrattive o investimenti appunto per esportare anche prodotti che derivano dal petrolio, infatti sono previste appunto delle agevolazioni fiscali. E ad esempio per chi esporta con una propria società dall'Iran verso l'estero prodotti diversi da quelli petroliferi, ci sono degli incentivi per chi investe nell'agricoltura e per chi investe nel turismo, ci sono delle free zone appunto che prevedono una detassazione dei profitti per 20 anni. Ci sono degli incentivi per chi investe in tecnologia. Ma sono credibili o sono un po' termine all'italiana? Cioè vuol dire sono per quest'anno, prossima finanziaria cambia tutto, ogni legge di stabilità da noi cambia, per cui siamo così labili, cioè da là sono più sicuri. Sono credibili, è evidente che si tratta di capire se l'Iran rispetterà appunto questi accordi presi per evitare un'applicazione stringente delle sanzioni. Nel caso in cui vengono rispettate, e avrà tutto interesse, perché ad esempio l'esempio di altri paesi là vicini che con il barile appunto a 44 dollari non riescono a far ripartire l'economia, è evidente che hanno tutto interesse perché gli investitori vengono all'estero. Faccio un esempio, proprietà intellettuali, c'è una tassazione che va dal 5 al 7,5%.
che non è male, quindi se io investo lì e magari un marchio e questo marchio che lo utilizzo lì in Iran o nei paesi vicini, ho un brevetto e questi canoni mi vengono pagati all'interno di una società iraniana, pago il 5-7,5% a seconda della tipologia di proprietà intellettuale. Se distribuisco, se invece il marchio e il brevetto me lo tengo in Italia e distribuisco canoni, quindi royalties all'Italia, pago sempre un 5-7,5%, quindi è un'agevolazione veramente, ci sono agevolazioni veramente interessanti su settori diversi da quelli del petrolio. Chiaro. Quali possono essere le opportunità, secondo lei, i limiti, conoscendo quella realtà? Per le aziende italiane? Sì, per le aziende italiane, magari appunto internazionalizzarsi con queste opportunità. Beh, io ho vissuto un anno in Iran, era il 2006, quindi sono passati 10 anni, però la percezione che si ha dell'Iran qui è falsa. Falsata, diciamo, nel senso che è un regime autocratico politicamente, però economicamente è un regime libero, quindi vige il capitalismo. L'imprenditoria è libera, non c'è bisogno neanche di un socio locale, c'è un po' di burocrazia per la creazione di una società. Noi abbiamo creato una SRL a suo tempo con una ditta italiana, una filiale di cui abbiamo registrato la proprietà intellettuale. Diciamo che è un regime capitalistico e quindi le possibilità sono ampie, perché si parla di 80 milioni di persone, di cui il 70% sono giovani, sotto i 35 Infatti anni. Infatti sono molto giovani e acculturati. Molto, molto colti, perché durante il regime, mi spiegavano, non avevo niente da fare se non studiare, perché internet non c'era. TV, hanno solo la TV. Nessuna distrazione. Nessuna distrazione, studiavano, sono tutti laureati, dal tassista al panettiere. E quindi poi c'è un substrato industriale impressionante, lei sarà d'accordo con me. Sì. Quindi rispetto ai paesi arabi dove non c'è niente di industria, lì si fanno tutto. Quindi ci sono realtà industriali come il nostro Triveneto, cioè piccole zone industriali con i piccoli imprenditori, con tutti i capannoncini. E la subfornitura, quindi si fanno praticamente tutto. Loro cosa vogliono? Vogliono tecnologia. Esatto. Vogliono tecnologia. Non quindi vogliono innovazione. Che l'italiano vada a vendergli i tavolini di legno, che loro se li fanno i tavolini di legno, o i tubi in ghisa, che loro se li fanno. Loro vogliono tecnologia. Quindi vanno aziende e sanno benissimo che gli italiani sono molto avanzati in tecnologia, nonostante quello che normalmente si pensa. Quindi loro vogliono fare accordi tecnologici. Di know-how. Sì, loro vogliono praticamente che noi gli portiamo lì delle cose che loro non sanno fare, perché sono stati isolati per moltissimi anni, quindi sono rimasti indietro a livello tecnologico, a livello di ricerca, non hanno avuto accesso al mercato globale, quindi adesso a livello di macchine industriali, macchine utensili, lavorazioni speciali di metalli speciali, acciai speciali, tutte queste cose ad alta tecnologia loro hanno molta fame. Io non consiglierei a un imprenditore italiano di andare lì a fare prodotti semplici, perché loro se li fanno già. Quindi poi c'è il mercato di nicchia tipo il lusso, quindi i mobili di lusso, il design, c'è sicuramente un mercato di nicchia perché gli iraniani, c'è uno strato di popolazione molto ricca, quindi c'è potere d'acquisto. Però a livello di massa loro vogliono tecnologia. Però a livello di massa diciamo che stanno meglio di noi. Sì, tutto sommato. A livello economico? A livello economico sì, non stanno così male. Beh, il PIL pro capita mi pare che sia sui $17,000, ecco. Però costa tutto molto meno. Costa tutto meno. Molto meno. A parte le case. Esatto, il vantaggio è appunto, come diceva la dottoressa, è quello che hanno una popolazione molto giovane e quindi anche per un investitore estero è sicurezza per alcuni anni, appunto, se riesce ad entrare nel mercato. Ad esempio anche il settore delle costruzioni, delle infrastrutture, è un settore che è interessante per il mercato italiano, tant'è vero che un grosso gruppo italiano mi diceva qualche mese fa che era andato giù appunto in Iran a fare degli accordi molto importanti ed era stato un po' sconvolto perché nei ministeri trovava soltanto cinesi o sudcoreani, europei veramente pochi nei centri di potere. Ma come si accede a questo mercato?
Cioè, come si fa? Come si accede? Cioè, bisogna avere comunque un partner, un sì. interlocutore, cioè l'imprenditore. Sì, non è più obbligatorio. Borsetta. Non è più obbligatorio avere un partner, perché come diceva la dottoressa, fino a pochi anni fa era richiesto almeno il 49% appunto di un investitore, cioè l'investitore straniero poteva avere un massimo del 49%, quindi la maggioranza in capo all'iraniano. Adesso è venuto meno con un accordo sugli investimenti, è fatto appunto per incentivare gli investitori esteri, tra l'altro me lo sono letto, e c'è anche una parte dove dice che lo Stato o appunto la Repubblica Islamica dell'Iran non può addirittura espropriare, se non per pericoli, l'investitore, l'investimento estero, quindi questo diciamo così è una certezza sì, che poi può trovare i limiti, perché se dopo vogliono lo fanno, però l'hanno messo nero su bianco. Se tu hai delle licenze e operi all'interno dell'Iran con le licenze, la Repubblica, se non c'è un pericolo di guerra o quant'altro, di terrorismo, non ti possono appunto espropriare. Questo è un segnale nei confronti dell'investitore estero. Questo potrebbe essere interessante, insomma, come... Sì, c'è da dire, infatti i cinesi sono molto presenti anche da noi. Ah. Sì, perché loro hanno queste strategie molto subdole, per esempio East Africa, che era impero umanita, quindi si parla di Tanzania, Zanzibar, Ruanda, era umanita, questa zona è in mano ai cinesi. Perché loro arrivano, per esempio in Oman, le società di telecomunicazioni sono in mano ai cinesi. Perché loro, per esempio, il Ministero delle Telecomunicazioni ha fatto una gara, un tender, per lo sviluppo della rete telefonica mobile. Tutti hanno fatto le loro offerte, i cinesi hanno detto: noi ve la paghiamo, noi ve la sponsorizziamo, la paghiamo noi, facciamo tutto noi, ci pagate i pezzi di ricambio e gli aggiornamenti. Ovviamente gli umaniti hanno scelto loro. Quindi adesso tutta la rete di telecomunicazioni mobile in Oman è in mano ai cinesi. Colpo grosso. E lo stanno facendo la stessa cosa in Iran. Quindi questo cosa va a creare come anche equilibri internazionali? Perché tranquilli, nel silenzio, la Cina si espande, sappiamo che si è presa l'Africa, detto esatto. Oggettivamente. Presa l'Africa. Cioè, non è una cosa di poco conto. In parte anche l'Italia, perché abbiamo visto che tantissimi italiani costretti dalla crisi, da offerte a cui non puoi rinunciare, che è quasi cash presso poco, hanno lasciato la propria attività, quindi anche da noi, sotto certi profili, esiste anche la Cina in modo importante, in modo silenzioso, questa è l'altro aspetto. Quindi è una realtà che continua ad esserci, contrariamente a quello che si diceva anni addietro, no? Perché diceva ci sarà una frenata, invece no. Come dice un mio amico economista dei fondi sovrani umaniti, che è un umanita che ha studiato in Inghilterra, dice: noi facciamo le guerre, l'Europa e gli Stati Uniti fanno le guerre, intanto la Cina cresce. Quindi zitti. Noi ci distruggiamo, litighiamo, esatto. Intanto la Cina cresce, ed è vero. Adesso l'Oman si trova ad avere tutta la rete di telecomunicazioni in mano ai cinesi, quindi se domani i cinesi dicono che è un settore strategico, c'è stato un caso di alcuni cinesi a cui è stato negato il visto, sono andati al ministero, loro ricattano. Eh beh sì, ovvio, in mano una situazione, bloccano il sistema di telecomunicazioni da un giorno all'altro, tutto in mano ai cinesi. La domanda che avevo fatto all'avvocato all'inizio, che poi non ho girato anche a lei, che però è interessante, questo cambia, cioè, le elezioni di Trump, come potrebbero in qualche modo? Abbiamo una chat con i miei amici umaniti, loro ovviamente volevano la Clinton, cioè non c'era proprio nessuno, non c'era nel mondo arabo a favore di Trump, anche se non lo prendono molto sul serio, però secondo me fanno male, perché è da prendere sul serio. Sì, ovviamente lui con queste uscite sui musulmani non sono nel piaciuti. Mondo arabo, però possono fare gran poco, perché sono in mano del mondo anglosassone, quindi ci sono basi NATO ovunque, anche per esempio il caso della Turchia adesso con questa, cambiamo un po' settore, ma è sempre Medio Oriente, questa deriva autoritaria, non possono fare niente perché in Turchia ci sono 11 basi NATO.
l'Europa. Questo condiziona di conseguenza anche se non sembra. Cioè, perché noi dal di fuori riusciamo a vedere solo una parte della realtà, poi dal di dentro vedi altri risvolti, altre situazioni. Però se, secondo loro, cioè, Trump andrà a mitigarsi, perché comunque sono interessi reciproci. Beh, che adesso si vanno a sì, adesso, come dicevamo prima, nessuno ci credeva che potesse essere eletto in realtà. Lì si pensava che non avesse avuto chance. E invece la realtà è diversa, quindi si devono un attimo anche loro orientare. Però, per esempio, è un caso che gli Omaniti o gli Emiratini pure, Dubai, Abu Dhabi, i fondi sovrani e anche le grandi famiglie ricche non investono negli Stati Uniti. Ah, non investono? Non investono negli Stati Uniti. Investono a Asia, Singapore, Malesia, Hong Kong, Thailandia e Londra. Quindi dinamiche un po' diverse. Non credono negli Stati Uniti. Ma credono nell'imprenditoria europea italiana? Cioè, poi lei come donna... No, prima come cosa donna vedete, non c'è nessun problema. Perché europea? Perché ci rispettano come fossimo uomini, non c'è nessuna discriminazione. Anzi, Sultano ha promosso anche parlamentari donne... perché abbiamo un Parlamento in Oman, pochi lo sanno, ma abbiamo un Parlamento eletto a suffragio universale. E sì, pure che c'è il bicameralismo. Per adesso monocamera. E quindi ci sono donne giudici, donne avvocato, donne medici. Il Sultano è molto liberale da questo punto di vista. E qual era la domanda? No, come donna imprenditrice, soprattutto come europei, ci rispettano? Ci rispettano perché gli Omaniti di natura sono persone molto, molto rispettose e si sono fatti un po' fregare dai cinesi, perché appunto adesso nei punti strategici ci sono i cinesi, molti tedeschi, inglesi, ci rispettano, però diciamo, se gli dicessimo investi 100.000 euro in Italia... Ed ecco qua, torniamo all'eterno problema. No. Allora qui, e torniamo alla solita questione, quindi per i nostri imprenditori trovare opportunità verso queste realtà, bisogna vedere poi anche se l'Oman prenderà la stessa strada dell'Iran e anche altri paesi, perché potrebbe essere interessante, perché visto che c'è disponibilità economica e come farlo, questa è poi la domanda che gireremo a Monica Tramontano, Teresa Tramontano, però da noi al contrario ancora ci sono dei limiti. Secondo lei, con la legge di stabilità che dovrebbe... essere definitiva a momenti, a poco, sì, insomma. Sì, sì. Ci saranno queste nuove opportunità oppure? Stanno cercando di. Come tributarista. Sì, come tributarista. No, allora, alcune norme tra la legge di stabilità e alcuni provvedimenti precedenti stanno cercando appunto di ridurre il carico fiscale. Ad esempio, dal primo gennaio 2017 ci sarà appunto un'aliquota IRES che passerà dal 27,5% al 24%, e quindi di conseguenza un risparmio di 3,75%. In termini di tax rate nominale, ovviamente, perché dopo sappiamo che c'è un tax rate effettivo, perché l'Italia, ed è forse questo su cui dovrebbero lavorare, ci sono una serie di norme che ti fanno fare le variazioni in aumento, in diminuzione, in dichiarazione, e quindi diciamo così non paghi più il 27,5%, ma paghi molto di più rispetto a quello che dovrebbe essere, e su questo dovrebbero lavorare. E c'è per gli imprenditori individuali e le società di persone è prevista sempre un'aliquota dal 1 gennaio 2017 del 24% sul reddito d'impresa. Sì, sul reddito d'impresa. È evidente che se un imprenditore ha reddito d'impresa e reddito degli immobili, sul reddito l'impresa può pagare il 24%, sul reddito degli immobili invece andrà a pagare le aliquote progressive con le addizionali comunali e le addizionali regionali. Però già il fatto di avere un'aliquota sul reddito d'impresa più bassa, perché ricordiamo che le aliquote progressive IRPEF arrivano fino al 43%, quindi avere un'aliquota del 24% potrebbe agevolare, diciamo così, il settore imprenditoriale, perché ricordiamo, e su questo mi trovo concorde con chi appunto cerca di rilanciare l'impresa, se non c'è impresa non c'è lavoro, e quindi non ci sono consumi, e quindi non ci saremo neanche noi professionisti per guardare un attimo il mio orticello. E altre norme di interesse che qui potrebbero agevolare sia
i consumatori che le imprese sono quelle delle ristrutturazioni edilizie o degli ecobonus, in quanto permettono da un lato, dalla parte del consumatore, di potersi detrarre dalle imposte determinate spese e dalla parte dell'impresa di rilanciare l'attività, in quanto è evidente che se un consumatore sa che risparmia spende di più. Assolutamente. Ovviamente, e quindi in termini di IVA, in termini di ritenute d'acconto sui lavoratori che lavorano, e quindi ci dovrebbe essere un rilancio, oltre al fatto che con questi bonus di ristrutturazione o eco bonus o bonus sui terremoti potremo finalmente mettere a posto il patrimonio immobiliare italiano, che è molto importante. Il problema nostro è il patto di stabilità. E l'Europa che, esatto, per il momento non infatti, è d'accordo. Infatti sappiamo che ci sono già delle critiche da parte appunto del Presidente dell'Unione Europea. Vedete se ce la fa passare, perché sembra che abbiano detto ve l'abbiamo già data con una deroga, esatto, godetevi di quello che avete avuto, adesso non sforate più. E quindi con questo non si va da nessuna parte in pratica. Sì, vediamo cosa succede. Vediamo anche quello cosa succede. Pubblicità e poi tiriamo un po' le fila.